In questo luogo, in questo posto dove iniziamo il mese di maggio in onore della Madonna, e in questa celebrazione vogliamo pregare. Oggi è la festa dei lavoratori, ma più che per i lavoratori, oggi vogliamo pregare perché ci sia lavoro, soprattutto in questo contesto storico, sia per gli adulti sia per i giovani. E quindi in questa celebrazione poniamo davanti al Signore questa intenzione. Preghiamo perché, ecco, ci possa essere lavoro, dignità per ogni persona che oggi vive in questo contesto sociale. Iniziamo la Santa Messa, ecco, con il canto d'ingresso. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità. Nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione vogliamo chiedere a Dio di purificare il nostro cuore, di purificare la nostra vita da tutte le mancanze che non ci fanno camminare in maniera spedita. Chiediamo perdono per tutte le volte in cui non abbiamo vissuto nel bene, per tutte le volte in cui la nostra vita non ha assunto la dignità dell'essere figli di Dio. Confesso a Dio il potere e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la grazia sempre Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni genere vivente che striscia sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro stiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto.
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli, cessando, creando, aveva fatto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Perché nella spessione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovino la grazia della loro nascita nello Spirito. Vediamo. Ascoltaci, Signore. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si è fatta pace fra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Signore. Vogliamo pregare per i giovani che sono alla ricerca di lavoro, alla ricerca della realizzazione della propria vita, perché il Signore doni loro tutto ciò per ciò che è necessario per vivere in dignità e responsabilità. Diciamo insieme, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio, la vera speranza. Colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono io di partecipare alla promessa, ma non sono la parola di Gesù. Perché lei ci guidi, accompagni la nostra vita e ci conduca al suo figlio Gesù. Diciamo insieme: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita dolce Cristo, speranza nostra salve. A te ti gloriamo, resti vigiliera. A te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. O tu, la parola nostra, rivolgi a noi e a tutti voi. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o Maria, via, dolce Vergine di Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi doni la sua pace e la sua benedizione, Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E adesso in onore della Madonna. Sì, in onore della Madonna. Oh,
prima. Viva Maria!